Sembra che i problemi riguardanti la carenza di chip che sta affliggendo il mercato siano lontani dall'essere un ricordo passato. Secondo alcuni analisti, i problemi sono più gravi del previsto e prima del 2022, quindi l'anno prossimo, non saranno risolti. La domanda di chip sarebbe di molto superiore a quanto le fonderie possano produrre e queste non riuscirebbero a reagire in tempi stretti. L'industria dei semiconduttori è nota per essere lenta a rispondere a cambiamenti improvvisi del volume di domanda del mercato. Secondo alcuni studi, la domanda sarebbe superiore del 30% all'offerta e potrebbe volerci ben 3 o 4 trimestri per recuperare il gap. Al giorno d'oggi praticamente ogni prodotto a cui possiate pensare include chip elettronici, dalle automobili, elettrodomestici, passando ovviamente per dispositivi di smart home, PC, smartphone e chi più ne ha più ne metta. E come se questo non bastasse, questi chip diventano sempre più complessi e il numero di chip per dispositivo sta crescendo. L'anno scorso, per esempio, diversi fattori aggiuntivi hanno aumentato la domanda di chip a livelli molto superiori a quelli che l'industria può fornire. In primis, un sacco di persone a casa. Un numero elevatissimo di persone hanno acquistato molti più PC, console, televisori, dispositivi smart home e così via. La pandemia, il coronavirus e la sempre crescente necessità di lavorare da remoto hanno contribuito in larga parte a questo primo fattore. In secondo luogo, la capacità produttiva esistente, cioè il numero di chip che possono essere prodotti, ha servito a malapena la domanda del 2018 e 2019 e sicuramente non è sufficiente per soddisfare quella che ha travolto l'industria nel 2020 e che si sta trascinando anche nel 2021. Anche se in questo caso è giusto sottolineare come alcune aziende abbiano reagito a questo incremento di domanda già negli scorsi anni. È il caso di Intel che, vedendo già nel 2018 l'incremento di domanda, ha reagito e ha mantenuto la sua produzione a livelli abbastanza alti, soddisfacendo la domanda quasi per tutto il corso del 2020. Come terzo fattore, inoltre, c'è da considerare la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, la quale ha fatto sì che le aziende comprassero grandi quantità di semiconduttori in anticipo accumulando scorte, il che ha messo ulteriore pressione ovviamente alla catena di approvvigionamento. Secondo alcuni analisti come Arlan Sur, Christopher Roland, si parlerebbe appunto di diversi trimestri prima che la domanda riesca ad essere soddisfatta dall'offerta e le industrie riescano a rifornire di nuovo i canali di distribuzione ritornando a livelli normali. E non si tratterebbe solo di uno o due mesi, anzi, con l'arrivo della primavera, a quanto pare nulla sarebbe risolto, poiché anche l'economia classica e non solo più il mercato online si rimetterà in moto. Purtroppo i piani di espansione delle fabbriche e delle fonderie richiedono tempo e nonostante TSMC, GlobalFoundries, ASML e tante altre ancora abbiano annunciato di voler espandere la propria capacità di produzione, questo porterà via sicuramente molto tempo. Di conseguenza, qualsiasi decisione relativa all'aumento di capacità produttiva presa ora non avrà un impatto sul mercato fino a diversi trimestri da ora. Questo nella migliore delle ipotesi, ovviamente. Vedremo quindi se i produttori di chip senza fonderie continueranno a introdurre nuovi SKU, nonostante non riescano a soddisfare la domanda nemmeno per i prodotti esistenti. Insomma, ci sarà da aspettare ancora un bel po', ragazzi, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questa situazione. Se durante questi mesi o durante magari tutto l'arco del 2020 siete riusciti a recuperare qualche componente che stavate cercando o qualche nuovo prodotto di quelli presentati, è tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora.